foto che vedete, sicuramente avrete riconosciuto la campionessa paralimpica Bebe Vio Oro alle recenti Paralimpiadi di Rio de Janeiro nel fioretto individuale. La vedete con tutta la famiglia, papà, mamma, sorella, fratello a Padova all'ospedale di Monselice, sono andati a sottoporsi al vaccino contro la meningite. Insomma, una testimonial d'eccezione nella campagna vaccinale. E allora noi oggi torniamo a parlare di meningite e lo facciamo per spiegare che l'allarmismo di questi giorni è tale, si tratta di allarmismo, perché non siamo davanti ad un'epidemia dilagante e lo dimostreremo anche con i numeri, fonte Ministero della Salute e con i nostri ospiti che ci hanno raggiunto qui in studio e ai quali naturalmente do il benvenuto a partire dalla collega di Repubblica, ormai un'amica di Siamo Noi, Elvira Naselli, bentornata. Grazie, ben Ben arrivata. trovati. E bentornato anche a Giuseppe Ippolito, direttore scientifico dell'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani qui a Roma. Grazie ad entrambi per essere con noi. Grazie a voi. Ben Allora, arrivati a tutti e due. Ippolito, io direi di partire dai numeri, perché come dire, i numeri sono certi, soprattutto quando la fonte è il Ministero della Salute. E i numeri che stiamo per illustrare ci spiegano quello che dicevamo in apertura, che non si tratta di un'epidemia dilagante. Nel 2014 i casi diagnosticati di meningite sono stati 1.479. Di cui 152 mortali. L'anno dopo, il 2015, 1.815 le diagnosi e 193 i casi mortali. 2016, quindi l'anno appena conclusosi, sono state le diagnosi in 1.376 casi e 145 quelli mortali. Naturalmente si tratta di dati parziali perché devono essere ancora computati gli ultimi mesi. Allora, non si tratta di epidemia. No, e soprattutto questi dati non si riferiscono alla meningite meningococcica, quella che ha destato l'allarme recente, si riferiscono a tutte le meningite. Quindi dobbiamo pensare che le meningite meningococciche su questi 1.400 casi non arriveranno a 170-180, meno di 200 casi. Quindi dividiamo questi casi per il numero degli abitanti e per il numero di città nelle quali siamo e troviamo che meno di 3 casi per 100.000, un numero Siamo allo estremamente 0,00. 0,00. Quindi qui non c'è motivo d'allarme, professore, però se guardiamo lì a quei numeri, per esempio il 2015 c'è un aumento. Ma non si possono leggere Non i in questo numeri modo. 1.400 rispetto a 1.800, c'è un aumento, perché risentono No, i casi di decessi, diciamo, dell'attenzione. 193 decessi rispetto per esempio ai 152 dell'anno Certo, ma precedente. questo non è che è legato al fatto che noi abbiamo un'epidemia di meningite, perché all'interno di quelle meningite ci sono le meningite meningococciche, ci sono le meningiti pneumococciche, ci sono altre meningiti, delle meningiti tipicamente neonatali, e dove la composizione di tutti questi dati va a formare un dato unitario. Poi, tra il 10 e il 15% delle meningiti normalmente muore, è la letalità normale per la meningite. Di meningite ancora oggi si muore, però parliamo di un numero estremamente limitato. Se lei piglia questi numeri e li divide per la popolazione, ottiene quant'è la stima per milione di abitanti. Ecco, professore, proprio per fugare il campo dai dubbi, degli allarmismi, il caso della Toscana mi sembra di capire però che è un caso un po' a parte, anche insomma, guardando la campagna di vaccinazione in cui si è impegnata la regione. È vero, la Toscana ha questo in 3 province, in 3 aree limitate, e sono le 3 aree nelle quali si sta impegnando con un programma di vaccinazione speciale. Però nel tutto il resto dell'Italia questo rischio non Ecco, ma esiste. perché la Toscana? Torniamo a fare questa Non è domanda che ancora si è sentita. definito perché esiste in Toscana, però quando noi pensiamo a quel numero di casi c'è un eccesso di casi solo in quelle province. L'analisi che la Quindi regione sta restringiamo ulteriormente il facendo campo. restringe ulteriormente il campo, la regione sta lavorando con il Ministero della Sanità e con l'Istituto Superiore di Sanità a definire meglio, e fra poco Ricordiamo le sapremo qual è province la quali realtà. sono, così abbiamo il quadro Mi ancora più pare che chiaro. siano Empoli, Pistoia e Livorno, ma non ne sarei così sicuro. Allora, Elvira, mi sembra di capire che di epidemia non si tratta, diciamo così. No. Però di psicosi sì, quello è preoccupante, Assolutamente. guarda. Infatti, quando tu prima parlavi di allarme, cioè sei un ottimista, è veramente una psicosi. Un po' forse è colpa anche dei giornali, no? Perché a ogni caso ulteriore di Noi meningite
si stressa sull'ulteriore caso di meningite, però è veramente psicosi, ma scusate, ma addirittura per dirvi, cioè dai giornalai, il mio giornalaio mi ha chiesto, ma faccio il vaccino a mio figlio di quasi 20 anni. Allora la domanda è, ma se non gliel'hai fatto quando avresti dovuto farcelo, quando avresti dovuto farlo, perché questa corsa adesso a intasare i centri vaccinali? Perché abbiamo visto scene apocalittiche. Scene apocalittiche, file di notte davanti ai centri vaccinali. Ma poi in comitanza con l'ondata influenzale, quindi un sintomo. Ne parleremo tra poco dei vaccini, dell'utilità dei vaccini. Prima però andiamo da Simone, perché coinvolgiamo anche i nostri telespettatori. Sì, diteci se questi casi di meningite hanno suscitato in voi preoccupazione e se avete dei dubbi anche sull'incubazione della malattia, sui sintomi, ma anche sulle modalità di intervento, fate le vostre domande ai nostri ospiti in studio e come sempre potete lasciare un messaggio in segreteria all'800 22 88 96 oppure potete mandare una mail a siamonoi@tv2000.it, potete lasciare un commento sulla nostra pagina Facebook o un tweet a @siamonoitv2000. Grazie Simone. Allora professore, prima di parlare di vaccini mettiamo dei punti fermi per quanto riguarda la meningite, lo facciamo chiarezza insomma nel modo più sintetico possibile. Che cos'è? Lei ha parlato, ha detto lì in quel computo, in quel calcolo ce ne sono vari di ceppi, quanti tipi ne esistono? Ma di meningite ne esistono da molti microrganismi e all'interno della meningite meningococcica almeno 13 meningococchi diverse. Per alcuni di questi esiste un vaccino, solo alcuni di questi circolano in Italia, quindi l'idea di doversi vaccinare oggi contro tutti perché ci sono tutti questi ceppi, sono ceppi che non circolano in Italia, che non si spostano facilmente e che non sono arrivati in Italia. Dobbiamo ragionare che esiste un piano nazionale delle vaccinazioni che esiste da anni e che è stato recentemente riaggiornato, che prevede chi si deve vaccinare. Ecco, quando. I soggetti più colpiti e poi facciamo quella sottile distinzione di chi è più a rischio, però i più colpiti chi sono? Io, la fascia giovane adulta e gli anziani. Esistono le meningiti dell'infanzia, le meningiti dei giovani adulti e le meningiti dell'anziano. Se la meningite pneumococcica, che è quella più facilmente l'anziano, in quelli che hanno avuto l'otite cronica, che hanno avuto un trauma cranico, però oggi noi abbiamo programmi di persone a rischio per i quali la normativa vigente prevede che possano avere accesso alla vaccinazione perché appartengono a quella categoria a rischio. Una persona che ha avuto un'otite cronica, ha avuto una perforazione del timpano, ha avuto un intervento neurochirurgico, oggi gli viene raccomandato di vaccinarsi, non è che tutti si debbano quindi vaccinare. Quindi è importante l'informazione da parte dei medici di base e dei pediatri. Certo, ma guardi, io ritengo che i medici di base e i pediatri conoscano che loro debbono raccomandare le vaccinazioni, anzi sono contrario che si diano sintomi nelle trasmissioni televisive, perché sennò io che avevo il mal di collo non ieri la domanda, e Giuseppe. Mi sono rollato perché con una crema perché mi faceva male il collo, stasera mi verrà un mi po' di mal bene. Di testa, c'è una persona con una sindrome influenzale, mi verranno due linee di febbre, io al posto di chiamare il mio medico vado al pronto soccorso, potrei avere la meningite. No. Esistono i medici di medicina generale e i pediatri di base che sono il primo filtro. Però io questa cosa della perforazione del timpano le confesso che la sento oggi per la prima volta. Sì, tutte le persone che hanno malattie, hanno avuto interventi, esiste una lista di persone che sono candidate per malattia alla vaccinazione con il meningococco, con lo pneumococco. Ogni vaccino ha le sue indicazioni. Non è vero che esiste il vaccino per tutto. E all'interno dei vaccini per la meningite noi abbiamo diversi vaccini. Chi pensa che deve fare l'A, il C, l'X, il W135, significa che noi creiamo confusione. Allora mi pare di capire, Elvira, che prima di far diventare il nostro braccio una gruviera sia bene andare prima dal medico di base o portare i nostri bimbi dai pediatri. Sì, anche se ne abbiamo parlato in altre occasioni, come sapete, no, cioè, se esiste un movimento di genitori antivaccini
e anche perché esiste un gruppo di pediatri o di medico di medici di base o che li precedono, che tentano su in qualche modo di scoraggiare e dissuadere. Quindi bisogna anche lì, e l'ipotesi era stata fatta, non solo scoraggiare questi medici, ma prevedere addirittura delle sanzioni, così come è stato previsto dall'Ordine dei Medici, nel senso che se le vaccinazioni sono, e le vaccinazioni sono, un sistema straordinariamente efficace di sanità pubblica, un medico e il servizio sanitario non può permettersi di scoraggiare i genitori. Senti Elvira, lì vediamo, no? Un bimbo di 22 mesi, ricordiamo questa vicenda, muore di meningite, non era vaccinato, e questa è una situazione. Però poi ci sono state anche altri casi di persone vaccinate che hanno comunque contratto la meningite. Sì, perché ne parlavamo prima con il professor Ippolito, la risposta anticorpale può anche non essere del tutto compiuta, nel senso possono non essere efficaci al 100%, è comunque una protezione importante, anche se la risposta non è del tutto compiuta. Io vorrei aggiungere che noi oggi dobbiamo due aspetti, il primo che i vaccini non proteggono al 100%, per cui per raggiungere una protezione di popolazione, perché il vaccino protegge i singoli a un'elevatissima percentuale di casi, ma protegge anche la popolazione. Noi vaccinando quei gruppi di età evitiamo l'insorgenza, in quei gruppi di età evitiamo che si trasmettano. Quindi la gente deve essere vaccinata al momento debito. È vero. E chi decide il momento debito? Il momento debito è stabilito da un calendario vaccinale. Ma l'efficacia aumenta ripetendo la vaccinazione ad una certa distanza di tempo? Bisogna evitare di pensare che noi ci vacciniamo tutti gli anni contro tutto. Il calendario vaccinale stabilisce quali vaccini vanno fatti, quando vanno ripetuti, quando vanno fatti e quando vanno ripetuti, perché altrimenti entriamo nella psicosi inversa. Su questo vorrei aggiungere una cosa: è vero che ci sono medici che sono non propensi alle vaccinazioni e dimostrano tutta la loro stupidità, ma oggi che viviamo in una società dell'informazione ci sono genitori che sono pronti a non vaccinare i propri figli. Io conosco genitori, ieri sera discutevo con una persona acculturata di un grande network nazionale televisivo che diceva che il figlio non l'aveva vaccinato, sono tanti, voleva vaccinare per il meningococco. Dico, ma lei non gli ha fatto neanche le vaccinazioni e l'obbligo, perché pensa di dover fare questo? Perché adesso c'è l'allarme della meningite, perché va di moda, insomma, perché va di moda. Simone. Ci scrive Lino da Mantova, ci fa una domanda. Un mio familiare è stato ricoverato l'anno scorso per meningite di tipo C. Questa persona è guarita, però in ospedale non ci hanno dato nessun consiglio sulla vaccinazione. Insomma, è giusto vaccinarsi dato che in famiglia abbiamo già avuto un caso di meningite? Ippolito? Né, non c'entra niente che abbiano avuto una meningite con un rischio alla famiglia. Certo, i contatti stretti, ovvero sia quelli che erano stati per tempo prolungato sotto un metro di distanza, hanno ricevuto la profilassi. Da qualsiasi ospedale italiano non c'è nessuno che oggi non raccomandi una profilassi, meglio una profilassi in più che una profilassi in meno. Quindi avranno fatto la profilassi, non c'è un motivo se non rientrano tra le persone che sono per i quali è raccomandata la vaccinazione di fare una vaccinazione. Mentre ascoltava il piano così come veniva descritto, certo, dall'assessore. Esattamente, l'assessore ha detto giustamente i nuovi nati per il meningococco B, perché il meningococco è entro l'anno di vita, si sta scatenando una corsa nella confusione a quale meningococco vaccinarsi. Il piano per il meningococco C, come ha detto l'assessore, è già da alcuni anni in essere. La scelta di vaccinare i contatti, coloro che avevano frequentato lo stesso sistema, è sicuramente efficace. Questo viene fatto normalmente. Noi abbiamo un grande servizio sanitario, tutte le regioni, anche se non abbiamo un unico modello di sanità regionale, tutte le regioni hanno adottato il criterio di gestire questo sistema di offerta allargata alla vaccinazione, dopo, unicamente dopo aver garantito la vaccinazione a tutti gli aventi diritto. Non vaccinare a tempo debito i bambini è realmente criminale. La gente
Se un messaggio va dato alle mamme, vaccinate i vostri figli secondo il calendario vaccinale. Qui stiamo guardando questa intervista, questo intervento di Roberto Burioni nel Corriere della Sera, è un virologo dell'Università del Santo Raffaele di Milano, tu lo conoscerai, Elvira, che in questa intervista ha fugato tanti falsi miti, tante leggende intorno ai vaccini. Mi domando, Elvira, se nella tua vita, insomma, nella tua esperienza proprio, ti sei domandata a tua volta, ma perché tutte queste leggende intorno ai vaccini? Questa è una bella domanda. Bufale più che leggende. Sì, il confine è difficile. Se pensi, no, poi la maggior parte delle persone che poi decidono di non vaccinare i propri figli si informa online. E online, se tu digiti dei vaccini, eccetera, continua a saltar fuori questo presunto legame tra vaccinazione e autismo. Legame che non solo è stato smentito più volte, ma il medico inglese che aveva scritto lo studio è stato radiato dall'ordine dei medici. Quindi, ciò nonostante, si continua a... Di che stiamo parlando? A proposito della serie di che stiamo parlando, Ippolito, un'altra bufala che gira, grossa, no? Grossa. L'aumento dei casi di meningite collegati all'arrivo dei migranti qui da noi. Che bufala è? Io enorme. Vorrei dire che per ora i migranti non hanno portato infezione, neanche quelli che si aspettavano politicamente o scientificamente che i migranti portassero infezione, le malattie infettive portate dai migranti è estremamente limitato. Anche la tubercolosi, che ha circa il 50% in immigrati, ma ancora il 50% in italiani, non si sposta dall'arrivo dei migranti. Ci può essere qualche immigrato che arriva con portatore nasale di meningococco, che può essere anche diverso, ma questo non ha nessun rischio di creare un'epidemia di meningococco. E così abbiamo tolto un argomento a chi mira la pancia degli italiani con certi temi. Allora, grazie a tutti i nostri ospiti che ci hanno...